Look. Da sotto. Aspetta. Non ho visto. Troppo grande. Ciao amici, ci troviamo sulla catena del Gennargentu presso il rifugio ovile Erbelatori e vi raccontiamo la storia di due vecchi mufloni maschio di cui uno con un solo corno che lo chiamiamo Corrusolo. Si aggiravano intorno al rifugio ovile, due esemplari malati, denutriti e agonizzanti. Li ha trovati l'amico Gianluigi, che gestisce l'ovile rifugio. Non mi male che resta. Perché sofferenza, secondo me gli sta anche piacendo adesso. Fatto che lo stai anche grattando, ma figurati che cos'è. E lui non ce la fa a grattare. In particolare Corrusolo, che vediamo nel video, era la bestia più che stava peggio. Era coperto di zecche in tutto il corpo, ma soprattutto nella testa. E sicuramente queste zecche gli causavano dolore e sofferenza. Centinaia, ne. Figurati il fastidio che avrà. Guarda che sopra l'occhio qui. Si vede, ha più zecche che peli. Guarda qui. Stavo mangiando vivo. Questo qui l'inverno non ce l'avrebbe fatto. No. Questo è molto sopra. È troppo. Un allevamento. Ma non si muovono con le zecche, vero? Sembrano morte. Secondo me, non me le ha fulminate, perché non si vedono, avrebbero... Tentato di fare... E qui ancora a metà. Gianluigi? Dopo che l'ha trovato, li ha portati nel recinto. E lì i punti dove non ce la fa assolutamente grattare. È iniziato a praticargli in un ramo, delle cure con l'asportazione delle zecche e dei trattamenti sanitari. Poi viene anche male. Immediatamente ha anche informato il corpo forestale di Villa Grande. Sul rinvenimento di questi animali. Poveraccio. E se vuoi sugare, eh? E dico, noi sembra che abbia preso, gli sia piaciuto il trattamento.
Povera bestia. Questo è il muflone dopo i trattamenti e siamo in attesa di conoscere le decisioni della forestale, che purtroppo ancora non è intervenuta a causa del maltempo. Diverse nevi. Dopo la nevicata, mi sembra del 22 febbraio, ci siamo recati all'ovile con Gianluigi per portare loro fieno e mangime. Queste sono le immagini che ho girato. Quella giornata. Per raggiungere l'ovile, purtroppo bisogna fare circa mezz'ora a piedi in un sentiero. Ecco, questa è la cosiddetta pinnetta che è stata costruita per i due muflone. In questo momento stiamo dando loro del fieno. L'amico Gianluigi. Saliamo ulteriormente sulla montagna, magari per avvistare qualche muflone. Questo è il gatto di Erbelatori che ci segue ovunque si vada. Qui sta litigando con l'ombra. Muflone che si è accorto della nostra presenza. Punta alla marmora.
finalmente siamo riusciti ad organizzare una gita sul Gennargentu, ad Erbelatori, dai due mufloni, con Rusolu e l'altro muflone, unitamente al Corpo Forestale Vigilanza Ambientale della Sardegna, stazione di Villa Grande, Strisaili, nella persona del comandante Virdi e i suoi collaboratori, che sovrintenderanno le operazioni di visita e controllo degli animali, dopo le cure che sono state effettuate dall'amico Gianluigi per averli trovati agonizzanti nelle vicinanze dell'ufficio del rifugio. In questo momento Gianluigi ha preso Corrusolu, che lo porta dal veterinario. Questo è l'altro muflone, che già è agitato. Ma in questo momento la giornalista Daniela fa un'intervista a Gianluigi. L'habitat naturale. Praticamente una mattina stavo arrivando, ho visto che camminavano questi due esemplari. In particolare questo, avevo informazione. All'interno, nominato Corrusolu. Camminavano a stento, ho appoggiato lo zaino e mi sono avvicinato. Ma l'appena restava in piedi. Non ho avuto difficoltà a prenderlo. L'ho portato dentro, preso, non ho posto nemmeno resistenza, capito? E da lì ho iniziato le prime cure, mi sono accorto che era tutto pieno di zecche sulla testa e dappertutto. Ovviamente gli ho fatto un po' di trattamento, poi ho dovuto faticare un po' di giorni per andare a mangiare, perché non mangiavo. Come sta adesso Corrusolu? Adesso Corrusolu sta meglio, dai, speriamo di fargli vedere qualche altra primavera, diciamo qualche ragno in più. Adesso lo libera, ma poi sarà ripreso per fargli le visite da parte del veterinario. Cerca il suo compagno, dove si incontrano subito. Il muflone è una specie autoctona della Sardegna, protetta dalla legge regionale numero 23 del 1998, inserita negli allegati 2 e 4 della direttiva Habitat. Tornano nel loro rifugio, che è stato costruito appositamente per loro due da Gianluigi. Stai attenta al gatto di Erbelatori, ne controlla tutto il gatto. La veterinaria si prepara per fare le visite e i prelievi. Adesso lo controlliamo anche quella, poi controlliamo anche la temperatura. L'ideale sarebbe coprirli un po' la testa. La veterinaria sta procedendo. No, ma è abbastanza... Non vede, è vero? A fare prelievi. Fa dei prelievi di campioni di sangue, campioni di feci, parassiti esterni. I campioni di sangue serviranno per effettuare le analisi sierologiche su eventuali positività delle malattie bluttongue, brucellosi, paratubercolosi e altre malattie. Esami parassitologici dalle feci, identificazione dei parassiti esterni presenti eventualmente nei muflone. È già cresciuto il pelo, vedi? Allora, sapete che rileviamo anche sia temperatura e dovrei stare da dietro, per favore. Quale va pure la temperatura dell'animale? No, 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 prego, fate, fate pure. Sì, scusa, per appena... Gianluigi, occhio. Occhio e poi.
come si vede dalle immagini, l'animale è tranquillo, si denota chiaramente l'amore verso quell'animale da parte di Gianluigi, magari lo infetta anche, perché per circa un mese l'ha curato, gli ha dato da mangiare, è stato portato del fieno di cui ho partecipato anch'io personalmente. Prova allora, a prenderne anche direttamente adesso. Praticamente anche per ospitare non lo avete fatto, contro i vermi. Sì, appena io. Beh, quello che fa cadere a te. Un nome, sì. Poi c'è un fratello pastore. Quindi dovrebbe essere. Gianluigi spiega e dice al veterinario le cure che le ha, che ha fatto alla bestia. Sì, anche tu. Non li conosci dal lavoro, se lo conosci. Però si vede chiaramente che è tranquillo. Ma era peggio quando l'ho preso. Quello che è morto aveva molti anche parassiti nel fegato e nel cielo. Avevano anche parassiti nell'esofago, che ne avevano morito nei mele completamente. Proprio questi giorni scorsi Gianluigi ha trovato un animale, un muflone morto, di cui ha chiamato un ricercatore giapponese che è particolarmente appassionato forestale. È stato prelevato e portato all'Istituto Zoologico di Tortoli per analizzare la causa della morte di questo animale. Pierangelo, sì. Se rimani in questa posizione, sì. Mi posso avvicinare? Sì. E mi dici che temperatura ho? Hai finito? Finisco l'ultima. Sì. Paolo, tu ce la fai a resistere ancora un po'? Sì. Sono immagini inedite, più, emozionanti. Quindi. La veterinaria effettua un altro prelievo del sangue. La bestia è tranquilla, si lascia visitare. Ok, sì, sì. È morta. Un attimo che provo se riesco a prelevare. La veterinaria riferisce che prova a un prelievo delle feci. No, ma penso che la sofferenza era peggio quando aveva le zecche. Sì, sì, beh, adesso che Luigi spiega che l'animale stava sicuramente molto male quando l'ha trovata, perché era piena di zecche in tutto il corpo, ma in particolare bisogna trovare la posizione. Sì. La giornalista Daniela intervista la veterinaria sulle condizioni dell'animale e sulle possibilità di riprendersi. Dottoressa Carlo, se le chiedo sul centro, non siete Abbiamo fatto dei prelievi, sia prelievo di sangue, prelievo di feci, per verificare se ci sono delle patologie importanti in questo muflone. Sì, faremo gli esami sulle principali malattie degli animali e anche sulle tumori, soprattutto sulle tumori. Abbiamo constatato che aveva un'infezione molto importante da zecche, per cui faremo senz'altro gli esami sulle tutte le patologie che hanno essere alle zecche. Insomma, il nostro istituto che ha lavorato per parecchi anni sulla fauna selvatica. Abbiamo anche un centro di riferimento sullo studio della fauna selvatica che ha sede a Sassari e comunque il centro di Tortoli ha sempre dato un notevole supporto per lo studio Con Ruzzoli si rimetterà. Speriamo, soprattutto grazie anche all'intervento di chi ha ritrovato. Di chi l'ha ritrovato.
Speriamo. Adesso facciamo gli esami e vediamo se è caldo fare qualche trattamento. Come dicevo, tutte queste operazioni sono state va bene. La presenza del corpo forestale della Sardegna, sì, che l'hai detto, la persona del comandante Virdis e dei suoi uomini della stazione di Villa Grande Stisaile in Ogliastra. Adesso è il turno del secondo muflone. Anche a lui saranno fatti i dovuti prelievi per stabilire se l'animale ha delle malattie o ha contratto delle malattie oppure dei parassiti, però si vede già che è un animale forte, vispo, magari più giovane di Corrusolo. Non è abituato a tutte queste persone. Proprio di fianco con lo secondo della... Sì, sì, perfetto. Benissimo. Naturalmente non è abituata alla presenza di persone. Quindi sarà una sofferenza per lui. Però deve aver pazienza. Adesso la fa, perché fa degli scatti questo. Tieni quello più stretto alla coscia. La veterinaria, sicuramente una persona molto esperta e competente nel suo lavoro. Non bisogna tenerlo, pericoloso per lei. No, beh, sì. Tenglielo, no, è per lago, capito? Per lago, per magari. Lago che non è tanto sapore. Si effettuano i prelievi del sangue. La bestiola è agitata, ma tutto sommato è tranquilla. Per essere un animale selvatico. Ma questo gli è ricresciuto tutto al pelo? Sì. Poi rifacciamo un po' perché questo lo facciamo per il genetico. La mia coscia là sotto. No, non prendi più a me magari. È che non ho preso. No. Ma lasciamo. Ah, però non devi prendere. È impaziente. È un muflone maschio. Come lui con Rusolo, anche lui un maschietto. È impaziente, ma ormai le operazioni di controllo, visita, sono quasi finite. La veterinaria riferisce che gli manca un dente. Dici che forse avrà sui 7-8 anni, massimo 9 anni. Anche più grande come sta. Era più vecchio forse quello. Ma il muflone come età può arrivare anche fino ai 18 anni. Effettua l'ultimo rilievo della saliva. Stavo masticando. Un po' di pesce. Ormai siamo arrivati al termine delle operazioni di controllo
le due bestione. Sì, sì, sono. Vediamo che fanno il giro da sopra. Faccio noi sto Daniele, intervista il comandante del corpo forestale. Eccolo il muflone, bel salto. Fa i suoi soliti giri intorno al recinto prima di rientrare al rifugio. Splendidi animali. Solo rientra al rifugio dove si sentono protetti e il suo compagno. Ciao.